Buonasera a tutti, riparte Radio Mafiopoli, cioè, riparte una trasmissione che vuole essere satirica, d'inchiesta, onirica e soprattutto vuole cercare di raccontare tutto quello che succede e rimane un po' tra le pieghe. Radio Mafiopoli riparte e inevitabilmente abbiamo bisogno anche di tutti i curiosi. Il muscolo della curiosità è un muscolo molto difficile da allenare. È un muscolo che chiede di tenere spenta la televisione, è un muscolo che chiede di avere intorno persone che insieme a te si pongono le domande giuste. E allora Radio Mafiopoli riparte e siamo in preparazione della prima puntata per settimana prossima, ma soprattutto riparte la voglia di credere che nel momento in cui tre o più persone, le stesse del 416 del codice penale, quindi dell'associazione a delinquere, si mettono insieme per cercare insieme di farsi carico di un problema e superarlo, questa volta senza scavalcarlo, in realtà stiano facendo politica. In un momento in cui invece sono tantissime le persone che si mettono insieme, più che altro per monetizzare un problema, piuttosto che superarlo, forse Radio Mafiopoli fa bene. Riparte pensando a Peppino Impastato, ma riparte pensando anche ai tanti piccoli Peppino Impastato, piccoli non per statura giornalistica o per intelligenza intellettuale, piccoli perché hanno deciso, comunque vada, di seguire i tre comandamenti, quelli dei giullari, tra cui quello di non prendersi mai troppo sul serio e quello di non raccontare mai troppo la propria storia, a meno che non sia funzionale al racconto della storia degli altri. E allora io credo che questo momento sia una, direbbero in Parlamento, una congiuntura intellettuale di recessione, in cui vince chi si pone meno domande possibili. Coltivare invece delle domande possibili e perché no? Anche quelle che sembrano impossibili e pretendere delle risposte senza accontentarsi della propria curiosità può essere un buon momento. Chiunque sia interessato a darci una mano, a lavorare, può scrivere benissimo a noi. Avremmo potuto aprire un meraviglioso mail info@radiomafiopoli.org o .gov e invece teniamo la nostra, solita, del blog e per tutto il resto, giulio@giuliocavalli.net. Grazie.